Francesco Ruggero, amico e cardiologo di fiducia di Gina Lollobrigida, ha rilasciato delle dichiarazioni roboanti a Pomeriggio 5 e in aula a Roma nel processo che vede imputato per circonvenzione di incapace l'ex factotum della diva, Andrea Piazzolla. Ma si proceda con ordine. Nella trasmissione di Barbara D'Urso, il medico Ruggero ha spiegato di aver conosciuto circa 10 anni fa l'attrice, divenendone poi non solo uno dei suoi medici ma anche un amico. Il cardiologo, intervistato dalla conduttrice partenopea, ha dichiarato che la volontà della Lollo era quella di non lasciare nulla in eredità al figlio Andrea Milko Skofic. Ha detto che avrebbe preferito vendere tutto piuttosto che lasciare qualcosa a suo figlio. Anzi, la frase precisa era: «Voglio vendermi tutto e lui non deve avere una lira». La D'Urso ha aggiunto che anche a lei la diva aveva confidato le medesime parole. La conduttrice ha poi chiesto al medico chi c'è stato al fianco della Lollobrigida nei suoi ultimi giorni di vita. Il cardiologo ha risposto così: «C'erano Andrea Piazzolla, il figlio, il nipote Dimitri e un amico di famiglia. Il signor Rigau? Non ho idea se sia entrato in clinica rispetto a quando l'ho visto io. Però io l'ho visto solo 1 ora e mezza dopo la morte della Lollobrigida». Sempre a proposito di Rigau, Ruggero ha detto: «Nei 10 anni in cui ho seguito Gina Lollobrigida non l'ho mai visto. Quando usciva l'argomento Rigau, Gina non era particolarmente favorevole nei suoi confronti. Quanto mi disse la Lollobrigida è irripetibile in questo momento». Barbara D'Urso si è lasciata andare ad una risata di conferma. «Mi sembra molto chiaro. Immaginavo. Anche con me era molto chiara. Ed è assolutamente irripetibile quello che diceva». Thank you.